Ciao a tutti e benvenuti sul canale e benvenuti in un nuovo video. Video prodotti terminati per quanto riguarda la cura della casa. Si tratta di detersivi che conoscevo già oppure di detersivi che non avevo mai provato in precedenza, con i quali non mi sono trovata particolarmente bene, quindi non li vado ad includere nel video scoperte detersivi. Iniziamo subito. Allora, tre confezioni di candeggina S lunga. Io questa la compro più che altro perché quando faccio la spesa online da S lunga mi viene comodo metterla nel carrello, non portare pesi. Non li ho consumati ovviamente nell'ultimo mese, perché è un video che io non faccio con cadenza mensile. È un prodotto diciamo con cui mi trovo benino, ecco, non è un super prodotto, non candeggia proprio super, ma per l'uso che ne devo fare io va benissimo. Poi questo è il brillantante Dexal. Questo è un prodotto che mi avete visto proporre e riproporre 50.000 volte, perché io lo compro sempre quando vado da Eurospin. È un prodotto con cui io mi trovo bene. Sempre di Eurospin il deodorante per lavastoviglie, che costa meno di un euro e dura tanto quanto quelli che costano molto di più. Sale per la lavastoviglie sempre a marchio Dexal, che costa pochissimo, sempre da Eurospin. Poi ho terminato per la pulizia dei vetri questo detersivo qua. Questo era un detersivo che era uscito in edizione limitata da Lidl, me l'avete già visto, è un buonissimo detersivo, non lo includo nelle scoperte perché l'ho già incluso in passato, e questa è la confezione che avevo appunto di scorta. Ancora Bettina, spugnette, queste sono le classiche perdonate, le classiche spugnette con la fibra abrasiva, buone, diciamo che io comunque sia non le tengo tanto in uso, dopo un po' le elimino. C'è gente che praticamente le frusta completamente, io preferisco non frustarle. Una volta che le ho utilizzate per un po', vedo che iniziano comunque sia a non fare più il loro dovere, le sostituisco. Ovviamente sono buone queste del marchio Bettina, non si va a separare la parte abrasiva dalla parte in spugna, cosa che alle volte può succedere. Poi questo è il cura lavatrice di Lidl. Questo alle volte esce, lo tiene Lidl, non lo tiene sempre, non è in gamma permanente. Io ogni tanto lo faccio alla lavatrice e mi sono trovata bene. Anche questo me l'avete già visto presentare, è il detergente per il WC di S lunga, è il detergente WC primo prezzo della linea Smart. È un detergente WC non particolarmente performante, nel senso che non ha tutti i requisiti che io richiedo, perché a me piace che sia trasparente. In realtà questo è di colore verde, ma devo dire che una volta che voi tirate lo sciacquone, questo va via subito e pulisce. Quindi un prodotto che per quello che costa fa il suo dovere. Ho terminato questo detergente Nuncas per i capi delicati, lana, cashmere, sete e così via. Buono, buonissimo. Questo lo compro durante la stagione invernale, ma anche durante la stagione estiva. Per i capi appunto delicati esiste anche il 2, che è il balsamo ammorbidente, che ho già finito e avete già visto nel video dei detersivi terminati dell'edizione, cioè precedente a questo. Poi Chief Gel con candeggina, questo è buonissimo, comprato da Risparmio Casa, 99 centesimi, mi piace tanto, 750 ml di prodotto, un buonissimo prodotto che fa un ottimo lavoro, quindi ve lo consiglio. Così come questo Chief sgrassatore bicarbonato, diciamo che tra tutta la gamma degli sgrassatori con bicarbonato di Chief è quello che mi piace un pochino di meno, però è comunque sia buono, fa il suo lavoro. Io quando lo trovo in offerta lo compro, perché
mi piace, diciamo, non è particolarmente performante, dovete magari insistere un pochino di più, però è un buon prodotto. Poi ho terminato queste tea light di Ikea, che ovviamente accese come tea light non profumano proprio per niente. Io alle volte le levavo, le mettevo nel bruciatore di essenza mettendo una tea light senza odore, in quel modo lì sono riuscita a, ad utilizzarlo. Poi una spugna a marchio Risparmio Casa, il cui gancetto si è sfasciato dopo 2 giorni, ma casualità. Poi ho terminato questo Splendeo alla rosa, Giardino di Rose. Questo è buonissimo, è un po' è simile allo Yes, all'Olé, quelli lì, insomma. Però questo ha in più l'antibatterico e devo dire che il profumo permane tantissimo. Io questo lo aggiungevo nello spruzzino quando andavo a lavare i pavimenti e faccio uno spruzzino normalmente con ammoniaca e vado poi ad aggiungere questi profumatori, così ho un detersivo senza stare a comprare tanti detersivi per pavimenti, perché ho diversi di questi. Forse questo era l'ultimo che avevo, però ho anche ancora diversi prodotti di Oh Yes che mi avevano appunto inviato, quindi li utilizzo in questo modo perché mi piace tantissimo. Poi 1, 2 e 3 confezioni di carta igienica maxi a marchio S Lunga, anche questa mi piace tanto, è dermatologicamente testato in pura cellulosa vergine. Io la compro molto spesso, viene messa anche in offerta. Arriviamo poi a questo detersivo, a questo igienizzante per il WC della Lysoform. Questo non mi piace per il semplice motivo che era di colore azzurrino e non era sufficientemente denso. Diciamo che quando voi andavate a mettere lungo le pareti del WC, dopo un secondo crollava tutto quanto, quindi non mi è piaciuto per quello, mi sembrava un pochino annacquato. Veniamo poi a 3 flopponi, perché no, ho ancora questo qua, che sono le mollette e le pinze per i panni. Questi sono in legno, vediamo se queste mi durano, perché quelle di plastica le sfascio in 30 secondi. Veniamo poi a 3 flopponi che sono 3 detersivi di cui ho sentito sempre parlare benissimo, che ho voluto provare, ma con i quali io mi sono trovata malissimo. Allora, iniziamo con questo soft liquid gel lavatrice efficace a 40 gradi, muschio bianco delicato. Allora, 250 ml di prodotto, si presentava come un detersivo di colore verdolino, abbastanza denso, fa abbastanza schiuma, devo dire. Ecco, lo vedete anche che ancora praticamente qua è mezzo sgocciolante. Insomma, lo chiudiamo con questo magari. Poi, ok. Ora sgocciola di qua, stai un po' bravo. Allora, eccolo qua. Allora, questo detersivo non lava a 40 gradi assolutamente, ma non lava neanche a 60 gradi. Non ho mai avuto i panni tutti da candeggiare così cioè, come quando ho utilizzato questo detersivo qua. Inoltre il profumo è praticamente inesistente, ma passi la questione profumo, proprio il potere lavante di questo detersivo è pari a zero. Quindi io mi chiedo se le altre che dicono che questo detersivo sia buonissimo, costi poco, faccia lavi benissimo, probabilmente hanno un concetto di pulito e di bianco profondamente differente dal mio, perché proprio non ci siamo. Penso che sia uno dei peggiori detersivi che io abbia mai provato. Poi questo, anche questo l'ho sentito in tutte le salse, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ovunque. Buono, buonissimo, fantasmagorico. Allora, di bello ha praticamente soltanto il colore rosa. Scusate che vado un attimo sotto. Il colore rosa, ma vi posso dire che tra questo e questo, che costa decisamente meno,
È molto più efficace questo che non questo. Secondo me questo è stato incensato a lungo, ma in realtà a me questo prodotto qua non è piaciuto neanche un pochino, non lo comprerò sicuramente più, ma forse c'è un pochino. Non lo comprerò mai, mai, mai più. Infine arriviamo a quest'altro. Quest'altro è il coccolino. Viola, ciocca e patchouli. Anche questo ho sentito che il profumo lo sentivano i vicini quando i panni erano stesi. Buonissimo, introvabile, non si trovava mai. Io l'ho trovato sempre ad Esselunga in offerta. L'ho comprato. Scusate, sui miei panni non si sentiva assolutissimamente, né aumentando le dosi, né a 30 gradi, né a 40 gradi, né a 50 gradi, non si sentiva assolutamente. Un prodotto che boccio assolutamente, che non comprerò mai più. Tra l'altro, secondo me ha una profumazione analoga a quello blu, devo dire, al coccolino classico, quello col pack blu, ma in questo caso questa si sente pochissimo anche aprendola così, mentre l'altro si sente tantissimo. Detto questo, io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto quantomeno compagnia. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se li avete già provati o se non li conoscevate, quindi avete intenzione di provarli. Quando vi è possibile, naturalmente risponderò ai vostri commenti, così come quando mi è possibile farò un altro video. Ripeto di nuovo, tante mi scrivono anche in privato perché faccia meno video, lo dico per l'ultima volta e poi non lo dico più, perché nel senso faccio video quando ho qualcosa da mostrare, non compro nulla perché non ho bisogno di nulla, di beauty, di cose, o comunque sia ho bisogno di cose che non hanno necessità appunto di fare, non è che devo venire qua e vi faccio vedere ho comprato uno shampoo, ecco, magari vi farò un video svuota la spesa di Esselunga per farvi insomma un po' vedere che cosa normalmente io acquisto lì, perché sono cose che compro e ricompro con le quali mi trovo bene, ma per il resto non sono una che compra palette, trucchi e così via, quindi quelli che ho bastano e avanzano, e poi sinceramente il mondo youtubiano ma molto, ecco, mi ha molto, lo trovo un po' privo di contenuti interessanti. Devo dire la verità che anche io stessa faccio fatica a trovare video da vedere, infatti non guardo quasi mai video su YouTube. Apro una piccola parentesi e chiudo e la chiudo subito. Io ho un secondo canale che si chiama Piedi, Calze e Tacchi. Non me lo ricordo neanche esattamente, dove mostro collant, tacchi, abbigliamento, soprattutto abbigliamento da notte, intimo e così via. In un mio video, l'ho fatto apposta, cioè nel senso ho deciso di fare questo video, ho mostrato questa camicia da notte. Ho mostrato questa camicia da notte, c'è cioè il video in, appunto nel mio canale, e indossavo questa camicia da notte senza slip sotto. Vi dico che la camicia da notte è lunga sino al piede. Ovviamente mostrando il pizzo si è visto un momento la chouchou. Vi dirò, il video durerà tipo 5 minuti, non è che sono stata 8 minuti a gambe aperte. Per questo sono stata, non criticata, però è stato espresso un giudizio su di me, particolarmente negativo. Allora, io trovo di non aver fatto nulla di male. Si è trattata di una pura svista,
Ovviamente per mia scelta personale, quel canale lì, i video di quel canale lì sono vietati ai minori di 18 anni. Poi, se uno non ha il controllo dei propri figli e i propri figli lo guardano ugualmente, io non posso farci nulla. Non lo trovo neanche profondamente diseducativo. Trovo molto diseducativo invece mostrare quintalate di prodotti che si comprano e si ricomprano tanto così per fare video. Io per questo motivo non mi sono mai permessa di esprimere un giudizio su questa persona che è venuta, comunque sia, è una persona che non fa video make-up-osi, però è una persona alla quale volendo uno può muovere delle critiche, perché ovviamente il suo stile di vita magari per me è diseducativo. È diseducativo magari comprare una montagna e mezza di cazzate da Tiger. È diseducativo per me, cioè, nutrirsi di porcherie da Eurospin. Però non per questo io mi sono mai permessa di giudicare quello che fanno gli altri nella loro vita e soprattutto di sentirmi dire se questi scivoloni proseguiranno, io non mi sento più di accostarmi a te come persona. Io non ho nessuna malattia contagiosa, non faccio nulla di strano e di particolare, non faccio nulla che fa male a nessuno. Quello che devo fare, vietato ai minori di 18 anni, lo faccio altrove e per mia scelta, comunque sia, visto che si tratta di intimo e di cose, ho deciso di non destinare il contenuto ai minori di 18 anni. Detto questo, non voglio ricevere nessun tipo di commento. Stavo quasi pensando di disattivare i commenti da sotto i miei video, perché trovo queste persone, veramente di una pochezza proprio unica. Inoltre, io faccio la modella per un canale di calze, anche in questo caso mi arrivano 50 commenti stupidi da nick falsi dove mi vengono a dire: è una sorella gemella? Io sono rimasta basita. Basita di che cosa? Perché una indossa un paio di calze con dell'intimo. Io trovo molto più diseducativo comprare porcherie, comprare quintalate di trucchi, comprare un mare di stronzate, che non fare la modella per un canale o mostrare o recensire un paio di tacchi, un paio di calze, un abito da notte. Se per disgrazia si vede quello che abbiamo tra le gambe, penso lo abbiamo tutti quanti, uomini e donne, non penso di aver fatto la scoperta dell'acqua calda. Non si trattava di un video porno e non si trattava di nulla di volgare e di offensivo a nessuno. Detto questo, chiudo questa parentesi che non voglio mai più riaprire. Vi saluto, vi mando un enorme bacio, alla prossima!